un argomento, grazie Presidente, un argomento molto caro a noi sardi, tenendo conto che ormai si registra, cioè di vecchia data, abbiamo ancora oggi un sistema stradale assolutamente ottocentesco. Quello che un po' mi impressiona è la tendenza a pressare sulla domanda tesa un po' alla richiesta di sviluppo della viabilità, nel senso di maggiore efficienza per la velocità e il comfort stradale. Io credo che oggi non sia necessario imporre nel nostro territorio delle autostrade. Noi abbiamo una 131 che è drammaticamente un eterno cantiere e che, se reso efficace, andrebbe a soddisfare le esigenze dei sardi. Come ha ben interpretato il collega Secchi, noi continuiamo a insistere per rispondere a delle esigenze che non sono tanto dei sardi quanto esigenze per il turismo. È una logica viziosa quella di voler imporre il potenziamento di infrastrutture dove sono maggiori flussi di traffico. Perché? Perché quella è un'esigenza che poi non va mai saturata e porta a una repentina congestione del traffico. Questo è un gioco che andrebbe un po' all'infinito. Per cui le prospettive di sviluppo del sistema viario oggi in Sardegna non può prescindere dall'esigenza di accessibilità delle aree periferiche, l'integrazione delle reti locali e il loro interno con le reti, con i cosiddetti nodi logistici. Inoltre, la possibilità, cioè proporre l'alternativa al trasporto privato. Anche questo è un problema molto grosso che ci penalizza tutti i sardi, penalizza i pendolari, ad esempio gli studenti che necessitano di spostamenti costanti ma non hanno alcuna risposta dai servizi pubblici. E quindi migliorare le condizioni di sicurezza nei tratti critici. Quindi bisogna tener conto di un problema importantissimo che è quello dell'impatto ambientale. Per cui prima di pensare alla programmazione di nuovi sistemi viari ampi che non servono, che non soddisfano le esigenze della nostra popolazione, direi di potenziare l'esistente cercando di migliorare le reti già esistenti.